Allora, riprendiamo analizzando questo esercizio che vi avevo già anticipato prima della pausa. Realizzare un programma in linguaggio C che lega la tastiera a tre numeri reali e dica se hanno tutti lo stesso segno. È un testo abbastanza semplice, in realtà non è molto dettagliato, per cui ci sono alcuni dettagli che forse varrebbe la pena di puntualizzare man mano che andremo avanti. Ad esempio, come tratto gli zeri, no? Tutti lo stesso segno vuol dire tutti e tre strettamente positivi, oppure tutti e tre strettamente negativi, e se ci sono dei segni misti, almeno un positivo su 3 e almeno un negativo su 3, oppure se ce n'è almeno uno che è nullo, possiamo dire che non hanno tutti gli stessi segni. No, è un modo possibile di interpretare questo testo. Il testo non ci dice se devono essere strettamente positivi, quindi lo zero lo intendiamo in senso generoso oppure in senso restrittivo. Specifichiamolo meglio, così almeno siamo sicuri di fare tutti lo stesso esercizio. In particolare, il programma deve determinare se i numeri sono tutti e tre strettamente positivi, oppure tutti e tre strettamente negativi. In tal caso deve stampare il messaggio stesso segno. Altrimenti stamperà il messaggio segni diversi. Chiariamo meglio che cosa intendiamo, ok? Io ne faccio una variante di questo. Ve la accenno perché poi magari non credo che riusciremo a farla oggi, quindi ve la lascio come suggerimento. L'ultima frase la cambiamo dicendo stesso segno, due punti positivo, o stesso segno, due punti negativo, che è una piccolissima complicazione che vi può servire per giocare con questo esercizio. Quindi la versione che risolviamo in prima battuta è questa, dopodiché potete inventarvi le vostre varianti, questa è una, tanto per giocare. Può essere una cosa minima oppure una cosa più complicata in funzione di come avete impostato il resto. Quindi a volte conviene, anzi molto spesso conviene ragionare prima su tutti i casi possibili, veramente fino in fondo, fino addirittura a preparare, a fare gli esempi di messaggini che devono essere inseriti o stampati e poi cominciare a programmare, perché se uno comincia in un modo, poi si accorge di aggiungere qualche cosa, che deve aggiungere qualche cosa, spesso deve poi reimpostare proprio l'algoritmo, non solamente aggiungere un'istruzione. Comunque, lasciamola per dopo, ve la lascio qua. Allora, se vogliamo, l'algoritmo è molto semplice. Niente, questo muore. Ha una batteria che dura i primi 10 minuti. L'algoritmo sembra molto semplice, soprattutto se visto ad alto livello. Ad alto livello io ho preparato un progettino che si chiama stesso segno, così ce lo ricordiamo, in cui direi, parto sempre dallo pseudocodice, potrei partire dal diagramma di flusso, ma trovo più semplice lavorare con la tastiera che col gesso. Leggi i valori di A, B, C, if ABC hanno lo stesso segno,
Allora, stampa, stesso segno, altrimenti, stampa, cos'è che diceva il testo? Segni diversi. Ho riscritto il testo e poco più, tutto sommato, perché il testo era già molto diretto. Non è C, questo è solamente pseudocodice. Dove è ovvio che siamo in grado di scrivere il C di getto per tutto il programma, leggi ABC, vabbè, dovrò dichiarare variabile A, B, C, dichiararle come float, ma non c'è nulla di concettualmente rilevante, basta solo ricordarsi dove mettere punti e virgole e poco più. L'unica istruzione che forse a occhio non siamo in grado di scrivere subito è la linea numero 8. No, io l'ho scritta così, ho ricopiato il testo, A, B, C hanno lo stesso segno. Ma non è che posso scrivere, cosa scrivo? Cosa metto in quel rombo? Noi abbiamo imparato che un'istruzione if al suo interno può contenere un confronto. Allora, if A maggiore di 0 vuol dire che A è positivo. Però in realtà il mio confronto dipende non solo dal segno di A, ma dal segno di A rispetto a quello di B rispetto a quello di C. E ci sono due casi possibili, no, che devo considerare, quello in cui siano positivo, 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 oppure nel caso in cui siano negativo, negativo, negativo. Quindi devo di fatto fare, beh, ovviamente il confronto di A, B, C con 0, per comprenderne il segno, ma poi devo combinare tra di loro i risultati di questi confronti elementari. Io devo fare A maggiore di 0, sì o no? B maggiore di 0 può essere sì o no? C maggiore di 0 può essere sì o no? Sono tutti e tre sì oppure sono tutti e tre no? Allora questo è il caso che mi interessa. Devo costruire un nuovo valore vero barra falso, sì barra no, combinando opportunamente dei valori vero barra falso più piccoli, derivanti dalle espressioni, dai confronti A maggiore di 0, B maggiore di 0, C maggiore di 0. Quindi devo inventarmi, imparare, no? Se esiste un'algebra, un'aritmetica, un modo di far di conto che combini tra di loro non più dei numeri interi o dei numeri reali, questo lo sappiamo fare, ma dei numeri vero falsi, delle quantità logiche, per poter riuscire a scrivere questo pezzettino di programma. Ok? Io non posso scrivere in C. Proviamo a pensare alla traduzione di questo. Questo qua è un pseudocodice, ma a un certo punto ci sarà il codice C vero e proprio. Scrivo minuscolo, if A maggiore di 0. E poi cosa scrivo? Non posso scrivere virgola B maggiore di 0 o inventarmi una sintassi, per dire, sperando che il computer capisca. Non posso scrivere A, virgola B, virgola C maggiore di 0. Ok? Questa è una cosa che mi sono inventato adesso, che possiamo scrivere in pseudocodice, quando ci parliamo tra umani. Ma il linguaggio ha una sintassi ben precisa. Gli operatori di confronto, li abbiamo visti prima, sono il confronto tra due variabili, tra due espressioni. Un valore maggiore o minore di un altro valore. Due sono, basta. Non posso avere quattro cose, A, B, C e 0, e dire confrontali e dimmi se vanno bene. Non c'è. Me lo devo costruire assemblando vari pezzettini. Allora, un modo ci potrebbe essere che è quello di dire se A è maggiore di 0, scusate, allora, se A maggiore di 0 sappiamo che A è positivo. Allora a questo punto, in questo blocco, so che A è positivo. Mentre nel ramo else so che A è negativo.
Allora, essendo A positivo, io posso andare a questo punto a vedere il valore di B. Chiediamoci B. Pardon. Qua, if B è maggiore di 0, capite dove voglio arrivare, no? Allora sarà B è positivo. Ed A anche. Anche A, perché anche A è positivo? Perché so che A è positivo, se ho appena solamente verificato B. Ma A è positivo perché sono qui. E se sono qui vuol dire che A era positivo. E visto che lo era qua alla riga 9 e nel frattempo nessuno l'ha modificato. Perché una variabile, in qualunque momento ne posso cambiare il valore. E allora vado a vedere C. Se anche C è maggiore di 0, allora ho vinto. Perché hanno tutti e tre lo stesso segno. Altrimenti hanno segno diverso. Perché? Ma perché se C è positivo, avendo anche B positivo e avendo anche A positivo, sicuramente sono tutti e tre positivi. Ma se è falso C maggiore di 0, vorrà dire che C è minore o uguale a 0. Quindi C lo conto negativo, avendo A e B positivi, non hanno lo stesso segno. E qui ho esaurito i casi in cui sia A che B sono positivi. Poi ho questo else qua sotto, che raggiungo quando B è negativo, con A positivo. Allora in questo caso è inutile che vada a vedere C. Ho già A positivo e B negativo, sicuramente è un segno diverso, non mi interessa più il segno di C. E poi devo fare la stessa cosa sotto tutti i casi in cui A è negativo. No, fatemi dire puntini puntini da completare. Quindi se volete. Quindi enumero tutti i casi possibili facendo una serie di costrutti condizionali di scelta annidati uno dentro l'altro. Se è vero così, allora faccio un altro confronto. Se è vero, faccio così, un altro confronto e così via. No? Strutturando la scelta su più livelli, un gradino alla volta, un rombo alla volta. E su ogni rombo, su ogni punto di scelta, la condizione che vado a verificare è una condizione semplice, di un semplice confronto. Va benissimo, è corretto. È un po' pesante però, no? Percepiamo una certa pesantezza nello scrivere il codice così, se la cosa si dovesse complicare, no? Con condizioni più complesse. E poi c'è un'altra cosa che da gli informatici sono allergici al copia e incolla, no? Come qua dove c'è la stessa istruzione scritta due volte, non mi piace, no? Perché dove c'è un copia e incolla, una cosa scritta sopra, scritta sotto, c'è sempre un campanellino che mi dice ma forse c'è un modo migliore di farlo, che non implica dover replicare parti di codice. Cosa c'è di brutto replicare parti di codice? È che si sbaglia. Il programma diventa più lungo ma non ce ne frega niente, tanto lo compila il compilatore. Il problema è che se tu replichi una parte di codice e poi ti accorgi che c'era un errore in un punto, devi ricordarti di correggere l'errore anche in tutti i punti in cui sei andato a ricopiarla e magari adattandole perché non l'hai ricopiato proprio uguale. Poi quando fai operazioni di copia e incolla, tipicamente, umanamente, l'attenzione cala, il livello di attenzione e concentrazione cala e quindi gli errori banali saltano fuori prevalentemente in quei punti lì. Vabbè, però non è sbagliato, no? È un metodo di lavorare che vabbè, sfrutta in questo caso le condizioni annidate, una if dentro un'altra if dentro un'altra if, vedete che non c'è confusione, ci sono queste belle parentesi quadre, si aprono e si chiudono, queste sono dentro queste a sua volta sono dentro quest'altra che è più grande, no? L'abbiamo scritto bello ordinato,
dobbiamo solo non perderci noi, e per quello io abbondo con i commenti qua e là per tenere traccia di dove sono rimasto, perché poi magari se il programma fosse più lungo io non riesco più a vedere nell'unica videata tutte le condizioni, tutte le if che mi hanno portato a quel punto. E allora i commenti mi aiutano a non perdermi, a non perdere l'orientamento. Questo è un modo. Noi però usiamo questo esercizio come pretesto per studiare dei modi più furbi, per vedere se è possibile, come accennavo prima, combinare tra di loro valori logici, vero o falso, per costruire delle espressioni logiche più complesse. E quindi di fatto diamo un'occhiata alla logica degli elaboratori elettronici, cioè che cosa si intende con la logica o l'algebra booleana. Allora, noi introduciamo questo argomento a proposito della programmazione. No, lo introduciamo a proposito della programmazione per risolverci un problema concreto. Abbiamo una condizione logica complicata da scrivere che deriva dalla combinazione, dalle interazioni di tante condizioni logiche più semplici. Noi a parole lo sappiamo esprimere. La condizione deve essere vera se A è maggiore di 0 contemporaneamente, mentre B è maggiore di 0 e anche C è maggiore di 0. Oppure A è minore di 0 e B è minore di 0 e C è minore di 0. In italiano lo sappiamo dire. Come facciamo a formalizzare questo? Stiamo usando delle condizioni A maggiore di 0, A minore di 0, combinandole con delle congiunzioni. In italiano, no? A maggiore di 0 e B è maggiore di 0 e C è maggiore di 0, oppure A minore di 0 e B minore di 0 e C minore di 0. Com'è possibile, se esistono dei modi, per formalizzare questo modo di costruire delle frasi più complicate, delle espressioni logiche complicate, perché la frase che ho detto del suo complesso a sua volta può essere vera o falsa, combinando espressioni logiche più semplici. Questo è un problema, non è nuovo, e 160-70 anni fa, questo signore qui, che si chiamava Boole, già si poneva questi problemi. In realtà lui se la poneva in un contesto molto diverso. Questo signore viveva nell'epoca illuministica, no? In cui si pensava di poter ricondurre qualsiasi cosa alla ragione. Per cui il suo obiettivo era quello di costruire un modello matematico, logico, del modo di pensare, in modo che si potesse, in un certo senso, scrivere le leggi in linguaggio matematico, e quando andavo in tribunale era facile decidere, perché bastava calcolare se avevo ragione io o se avevi ragione tu mettendo dentro i dati, no? Dei fatti. Sarebbe arido, sarebbe comodo. Purtroppo è stato poi dimostrato più avanti da un altro matematico, questo era inglese, quell'altro invece era Gödel, tedesco, che non è possibile costruire nessun sistema matematico che abbia la potenza espressiva della logica umana, o meglio, qualunque linguaggio che sia così espressivo è anche intrinsecamente ambiguo. E quindi abbandoniamo quell'ambizione. Ma nel fare il suo lavoro da filosofo, questo signore, senza saperlo, ha fondato la matematica su cui si basa tutta l'informatica. E infatti ancora oggi chiamiamo algebra booleana, logica booleana, variabili booleane, valori booleani, quei valori logici che si comportano con le regole che questo signore Boole aveva inventato senza minimamente immaginare che cosa sarebbe stata l'informatica. All'epoca c'era sì o no il motore a vapore. Allora, il suo assunto è stato quello di esprimere le variabili del linguaggio come variabili che potevano assumere solamente due valori,
Vero o falso? Che è già una semplificazione rispetto alla vita di tutti i giorni. Ma nel suo contesto limitato diceva ogni affermazione può essere vera o falsa. Che esclude due cose. Che possa essere contemporaneamente vera e falsa e che possa essere né vera né falsa. No? Si chiamano il principio del terzo escluso e il principio di non contraddizione. O è vera o è falsa, non c'è una terza possibilità. Il principio di non contraddizione mi dice che non è possibile che una cosa sia contemporaneamente sia vera che falsa. Nel linguaggio, poi dice Boole, ci sono due tipi di espressioni, due tipi di variabili, variabili indipendenti e variabili dipendenti. Una variabile indipendente è una variabile il cui valore di verità, vero o falso, dipende dall'esterno, non dipende da noi. È esternamente o oggettivamente verificabile. A maggiore di zero non dipende da me, non dipende dalla frase che io dico se A sia maggiore di zero oppure no, dipende da A. È indipendente dalla composizione logica della frase. Mentre fuori piove è un'affermazione che dovrebbe essere falsa. Ma è indipendente, la stessa frase, io la dico, l'avessi detta ieri, sarebbe stata vera, probabilmente. Dipende dall'ora. Diverso sono le variabili che lui chiama dipendenti. Se io posso dire A è positivo e B è positivo, ho detto una frase. Questa frase nel suo complesso può essere vera o falsa. Ma questa frase nel suo complesso è vera o falsa? A seconda del fatto che A maggiore di 0 e B maggiore di 0, che sono variabili indipendenti, se siano vere o false loro stesse. Quindi la mia frase ha un valore logico che è dipendente, perché può essere calcolato, dal valore delle variabili indipendenti. Quindi quando si chiamano di variabili si parla di frase. E questo signore Boole ha definito. Su queste variabili, quindi abbiamo delle variabili, quelle indipendenti come fossero x, y, z. Le variabili dipendenti sono delle espressioni, no? Delle funzioni costruite a partire dalle variabili indipendenti. E ovviamente queste funzioni non sono la somma, la moltiplicazione e la radice quadrata, perché non lavorano su numeri reali. E Boole si è inventato delle funzioni, degli operatori logici, che noi oggi chiamiamo operatori booleani, sempre per ricordare il suo nome, che agissero su variabili booleane, variabili vero o falso, calcolando, costruendo, restituendo dei valori a loro volta sempre booleani. Operatori con un argomento solo, oppure la maggior parte con due argomenti, cose di questo genere. Io posso definire una funzione op, ho chiamato op questa funzione. Op sta per operatore, a cui non voglio dare un nome, e posso dire, guarda, se A e B sono due variabili indipendenti, definisco io, mi invento un nuovo operatore op che applicato ad A e B restituisce, calcola il valore falso quando A è falso e B è falso. Restituisce il valore falso quando A è vero, scusate, A è falso e B è vero. Restituisce il valore falso quando A è vero e B è falso, restituisce il valore vero quando A è vero e B è vero. La definisco così. Io potrei dire che l'operazione più restituisce il valore 5 quando A è 3 e B è 2, restituisce il valore 7 quando A è 3 e B è 4, restituisce il valore 9 quando A è 0 e B è 9, restituisce il valore 8 quando A è meno 18 e B è 10. Solo che per definire il più mi ci vuole una vita, no? Letteralmente, per enumerare tutti i casi possibili. Quando definiamo una funzione matematica non la definiamo mai elencando i valori che può assumere. La definiamo dando delle regole in base alle quali possiamo calcolare il valore che assume in tutti i casi. Qui è più facile. Qui ho dato quattro esempi dei valori che può avere la funzione op. Guarda caso, questi quattro esempi sono gli unici quattro
che esistono nell'intero universo delle possibilità. Perché la variabile A e la variabile B, essendo variabili logiche booleane, possono assumere solamente un valore falso oppure vero. E qui sono elencate tutte le quattro possibili combinazioni, vero, falso, falso, vero, che una coppia di variabili A e B può avere. Quindi questo in realtà non è solamente un esempio dei valori che la funzione OP può avere, ma è l'elenco esaustivo, completo, totale. È la definizione completa, non è un esempio di alcuni punti. No, è un po' come voi disegnaste una funzione, ne dai quattro punti e l'hai data tutta. Perché non ci sono altri valori nell'asse delle x. Nel campo di variabili reali, i numeri di valori sono infiniti. Nel campo delle variabili booleane, con due variabili indipendenti ho solamente quattro combinazioni possibili. Una volta che ho definito qual è il valore della funzione in corrispondenza delle quattro combinazioni di valori delle variabili indipendenti, ho definito completamente, esaustivamente, ho esaurito, esaustivamente significa ho esaurito tutte le possibili combinazioni, tutti i possibili casi. Ok? Quindi ho definito totalmente una funzione. Che funzione è questa? No? È una funzione E. A e B. Quando io dico A e B, vuol dire la frase A e B è vera quando A è vero contemporaneamente a B vero. Se invece io dico A e B in un caso in cui A è falso e B è vero, allora la frase A e B risulta falsa. No? Queste sono le regole, se vogliamo, del nostro parlare razionale. Se dico piove e sono in tram, quindi mi bagno, questa frase è vera, ho detto una cosa corretta solamente se fuori veramente piove e se veramente sono in tram. Altrimenti ho detto una cosa falsa, per far bella figura magari, ma la frase nel suo complesso è falsa. Il valore logico di questa affermazione assume un valore falso, perché? Perché le variabili indipendenti, magari no, non sta piovendo, quindi è vero che sono in tram, ma non sta piovendo, quindi A è falso e B è vero, ma la frase piove e sono in tram è falsa, per definizione di E, per il significato che attribuiamo alla congiunzione E. E quindi questo signor Bull ha definito degli operatori, che noi appunto chiamiamo operatori booleani, che rappresentano le costruzioni logiche più utilizzate, anzi quelle fondamentali della nostra lingua e del nostro modo di ragionare. C'è un primo operatore che è il non, il not, no? Usiamo ancora adesso i termini inglesi che aveva introdotto lui. L'operatore NOT prende un valore di verità e restituisce il valore opposto. Quindi se io dico non piove, la frase non piove è vera se la frase piove è falsa. La frase non piove è falsa se la frase vera, A, la variabile indipendente, mi sono perso, è vera. Ok? Quindi dire il non, dire il not, significa calcolare questa funzione. È come un po' cambiare segno un numero, no? Se era meno 3 diventa più 3, se era più 3 diventa meno 3. Nell'algebra booleana il cambio di segno è rappresentato dall'operatore not, che si rappresenta quando scriveremo le formulette con una sbarra sopra alla quantità, alla variabile o alla sottoespressione, magari sopra una parentesi tonda che contiene espressioni più complicate, mettiamo una sbarra sopra per dire negato, neghiamo il not di questo, oppure a volte un apostrofo quando siamo pigri e non vogliamo mettere la riga. Abbiamo già visto l'esempio di prima di questa tabella di verità, si chiama tabella di verità, l'elenco di tutte le possibili combinazioni di valori di una funzione logica.
dell'operazione che si chiama AND, diciamo è E in italiano, è l'operatore AND, che indichiamo con un segno di prodotto, quindi o con la X del prodotto oppure col puntino. Perché in un certo senso è un po' una moltiplicazione, no? Provate a vedere 0 per 0 uguale 0, 0 per 1 uguale 0, 1 per 0 uguale 0 e 1 per 1 uguale 1. Se sostituiamo valore falso 0, valore vero 1, l'operazione di AND corrisponde alla moltiplicazione e quindi usiamo lo stesso simbolo della moltiplicazione. Tra l'altro questo passaggio da falso vero a 0,1 è quello che ha permesso di fare il salto di questa logica nell'informatica, perché poi questi diventano operatori che possono lavorare sui bit, sui valori binari. Quindi l'algebra binaria, le operazioni, la codifica dei numeri, le operazioni aritmetiche usando i bit, e l'algebra booleana, che è lavorare, che è nata dal campo della filosofia, è nata a lavorare sui valori di verità delle frasi, in realtà a un certo punto si identificano, si fondono, convergono su un'unica cosa. Quando vero e falso sono rappresentati con 0 e 1, l'algebra binaria e l'algebra booleana si fondono. Poi quei disegnini ve li faccio vedere. C'è anche un altro caso, un altro operatore, definito anche da Boole, è l'operatore OR, l'oppure. L'operatore OR restituisce un valore vero se almeno uno dei due operandi è vero. Quindi basta che uno solo dei due sia vero affinché il tutto sia vero. E l'unico modo di dire un'affermazione falsa usando la congiunzione OR, oppure, è quello che entrambi i pezzi della frase siano a loro volta falsi. E poi esistono anche un altro operatore che un po' combina l'OR con il NOT, si chiama operatore XOR, in realtà su questa slide è sbagliato il simbolo si indica così, un più col cerchietto, qui c'è un problema di font in questi lucidi. Il più come, non ho detto, scusate, l'operatore OR si indica col simbolo del più, perché un pochino, se sostituiamo gli zeri con gli uni, zeri e uni a falso e zero, sembra un po' la tabellina della somma, 0 più 0, 0, 0 più 1, 1, 1 più 0, 1, e poi c'è un 1 più 1 che fa 1, lo accettiamo, ma per approssimazione lo chiamiamo somma. Somma logica a volte si chiama l'OR. Quindi l'XOR lo indichiamo con un simbolo di somma, perché è sempre un OR, con un cerchietto intorno per distinguerlo. In questa tabella di verità vediamo che l'XOR si chiama OR esclusivo, questa X davanti sta per exclusive OR. Un OR in cui è vera l'una o l'altra, ma non tutte e due insieme. Vado in bici oppure in tram, ma non posso andare contemporaneamente entrambi, no? Non ci sta la bici sul tram. Noi, almeno in italiano, facciamo confusione, perché quando diciamo, quando usiamo la congiunzione o e pu, oppure, a volte indichiamo un OR inclusivo, per cui se ci sono in tutte e due va bene lo stesso, altre volte invece indichiamo un OR esclusivo, cioè o una o l'altra, ma non tutte e due insieme. Dipende dalle frasi, che, facciamo attenzione, dipende dalle frasi che diciamo, che significato gli attribuiamo. Boole ha riconosciuto che in realtà sono due operazioni distinte, sono due congiunzioni distinte che poi col tempo, in latino erano distinte, erano diverse, c'era vel e aut, i due tipi di o, per chi ha studiato latino, e poi nei linguaggi moderni invece questa distinzione si è persa. E su questi valori, su questa algebra, scusate,
booleana che è costruita sui valori logici, vero o falso, è possibile studiare delle proprietà algebriche che saranno diverse ovviamente da quelle dei numeri reali, anche se in buona parte li somigliano. Ad esempio, qui c'è scritto che l'AND gode della proprietà commutativa. A and B uguale B and A. E anche l'OR, A or B uguale B or A. Quindi l'ordine con cui dico le frasi non dovrebbe cambiare il loro valore di verità. Entrambi l'AND e l'OR hanno la proprietà associativa. Quindi A and B e poi AND C è la stessa cosa che fare A and C e poi AND B. E questo ce l'aspettiamo. Per l'XOR invece non vale. C'è la famosa proprietà distributiva. A AND B OR C uguale A AND B OR A AND C. La prima riga di questa slide la riconosciamo perché c'è una regola che è fatta nello stesso modo nell'algebra dei numeri reali. No, se abbiamo un prodotto che moltiplica una somma, posso distribuire il prodotto sui singoli addendi della somma. Qui non si tratta di prodotto, non si tratta di somma, si tratta di AND e di OR, ma continua a valere questa proprietà. Oh, ma perché continua a valere? O meglio, come faccio a crederci o esserne sicuro? In realtà è molto facile, quando vi presentano un'espressione logica di questo genere, determinare se è vera o falsa, perché basta fare la tabella di verità dell'espressione che sta a sinistra, del primo membro, prima dell'uguale, facciamo la tabella di verità dell'espressione che sta al secondo membro, cioè calcoliamo se è vera o falsa, combinando i valori logici, in tutti i casi possibili, in questo caso sono 8 casi, e se coincidono tutti gli 8 casi vuol dire che è vera, se non coincidono vuol dire che è falsa. Poiché abbiamo solamente 8 casi possibili, possiamo fare la dimostrazione esaustiva. La facciamo nel secondo caso. A più B per C uguale A più B per A più C. Questa invece ci mette un pochino a disagio, vista scritta così, perché nell'algebra dei numeri reali questa è falsa. Se quelli fossero somma e prodotto reali, quella sarebbe un'espressione totalmente falsa. Non sarebbe un'identità. Nel caso invece dei numeri dell'algebra booleana, è un'espressione valida. Quindi, appunto, ci mette un po' a disagio, ma si può distribuire una somma su un prodotto sommando quel valore a ciascun addendo del prodotto stesso. A ciascun, scusate, fattore del prodotto stesso. Ci crediamo? No. O meglio, crediamoci pure, ma impariamo. Vediamo come esempio come si potrebbe dimostrare se è vero o no. Si dimostra analizzando tutti i casi possibili. Quindi proviamo a dimostrare che la seconda espressione descritta è corretta, è vera, l'identità, quindi la proprietà che si può volere l'identità. Per dimostrarla è sufficiente analizzare 8 casi possibili corrispondenti alle 8 combinazioni di valore vero o falso che possono assumere le 3 variabili indipendenti A, B e C. Quindi noi abbiamo 3 variabili indipendenti A, B e C. Ciascuna può assumere indipendentemente dall'altra, quello che chiamiamo indipendenti, un valore vero o falso. Fatemi scrivere 0 o 1 anziché B e F perché sennò mi carino. È anche più facile da scrivere la legge. Qui c'è il caso in cui tutti e tre siano falsi. C'è il caso in cui le prime due siano false e la seconda sia vera. C'è il caso in cui A sia falso, B vero, C falso. E c'è il caso in cui A sia falso e B e C siano entrambi veri. E qui ho fatto i 4 casi possibili in cui A è falso e B e C variano tutte le possibili combinazioni. E poi ripeterò altri 4 casi in cui A invece è vero e B e C ripetono nuovamente la loro danza di 4 combinazioni possibili. E non ci sono altri casi, sono tutti qui.
all'occhio le cose che abbiamo fatto la settimana scorsa, quelli sono i numeri da 0 a 7, scritti in binario. Quindi è anche facile non dimenticarsi nessuno. Se leggessimo in binario, in questo caso non sono valori logici di variabili, le A, ma visti così sono i numeri binari da 0 a 7. Dopodiché io vi devo chiedere, fatemi sognare una riga a metà per non perdere il segno, visto che non ho i quadretti. Qual è il primo membro, l'espressione A più B per C? Qual è il valore di verità del primo membro? Quando A, B, C sono 0, 0, 0, il primo membro è vero o falso? Quindi devo scrivere 0 o 1. Beh, a occhio magari non mi viene subito, fatemi fare un passaggio intermedio. Fatemi fare prima B per C e poi il risultato lo mettiamo in ordine. Allora, B e C è l'end di queste due colonne. 0 and 0 per 0, 0 and 1 per 0, 1 and 0 per 0, 1 and 1 fa 1. È sotto uguale. 0, 0, 0, 1. E quindi il primo membro della mia potenziale uguaglianza, che non posso capire se è vera o no, sarà A or B and C. Ma B e C è questa colonna qui. A è questa colonna qui. E quindi devo fare l'or tra le posizioni corrispondenti della prima colonna e della quarta colonna. Quindi l'or, eh? O 0 or 0 0 0 or 0 0 0 0 0 or 1 1 1 or 0, ma qui c'è sempre 1 nella mia posizione, quindi l'or è sempre 1. 1 or 0 1 or 0 1 or 0 1 or 1. Questo è il mio primo membro, che sta a sinistra dell'uguale. Adesso facciamo la stessa operazione con ciò che sta a destra dell'uguale e vediamo se coincidono. Allora, dovrò fare prima A per B, poi dovrò fare A per C, poi devo fare l'end finale delle due colonne precedenti. Allora, A o B, faccio l'ordine delle prime due colonne, dei numeri che trovo delle prime due colonne. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Poi qua devo fare A or C. L'or tra la prima colonna e la terza colonna. 0, 0, 0. 0, 1, 1. 0, 0, 0. 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1, 1. 1, 1, 0. 1, 1, 1. Fa 1. Quindi ho calcolato le due parentesi che compaiono secondo me. Ora metto in end i valori delle due parentesi. 0 and 0, 0, 0 and 1, 0, 1 and 0, 0, 1 and 1, 1. 1 and 1, 1, 1 and 1, 1 e così fino in fondo. 1 and 1, 1. Allora, adesso mi chiedo, la funzione booleana che esprime il primo membro di questa uguaglianza, questa, è uguale alla funzione booleana che esprime il secondo membro dell'uguaglianza? Sì. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Poiché questi sono tutti e soli i casi possibili, è dimostrato che quell'uguaglianza è valida sempre e quindi è un'identità.
un'algebra finita, che lavora su un insieme finito di valori. E quindi è possibile procedere a una verifica per esaurimento dei casi possibili, enumerativa, elencando tutti i casi possibili. Quindi usando questi operatori logici, booleani, li usiamo in due, nell'informatica si usano in due contesti molto diversi. Il primo contesto, che qui vi accenno solamente, è quello dei circuiti logici. Nella settimana scorsa abbiamo molto rapidamente accennato al fatto che ci sono dei circuiti che fanno delle operazioni, no? Vi ho citato l'unità aritmetico logica che è in grado di fare le somme e le sottrazioni. Facendole come? Beh, applicando delle regolette di calcolo degli uni e di zeri. Va bene, ma vi ho detto come si deve fare, ma non ho ancora spiegato come funziona dentro. Il passaggio sta proprio nella logica booleana. È possibile costruire delle funzioni logiche sulla falsariga di quella lavagna che calcolano, scherzando la chiamavo la scimmietta ammaestrata, no? Calcolano i bit. Allora, il calcolo dei bit, la mia scimmietta la posso ammaestrare con le equazioni booleane, dicendo qual è l'equazione booleana che calcola la somma, la sottrazione dei numeri binari interi. Ok, si tratta solo di scrivere l'espressione giusta per far venire da quella lavagna il valore giusto della somma. E poi è possibile, no, mi fido del fatto che esistono dei circuiti elettronici fatti di transistor, i quali sono capaci di calcolare gli operatori booleani. Quindi io ciò che faccio è, ho un problema aritmetico, devo fare la somma di due numeri. Traduco il problema aritmetico in una serie di equazioni booleane, usando AND, OR e NOT, che risolvono quel problema. E poi costruisco un circuito elettronico che risolve, che applica, che calcola, non risolve, che calcola quelle equazioni, quelle espressioni booleane, usando dei circuiti elettronici che sono in grado di calcolare ciascuno l'AND, OR, NOT, XOR, le vari operatori booleani. E quindi costruisco un circuito che calcola quell'espressione lì, ma non la calcola la lavagna, la calcola con livelli di tensione di corrente. E quindi esistono, ma nella realtà, fisicamente, le cosiddette porte logiche, che sono porzioni microscopiche di circuito integrato, le quali ricevono in ingresso un valore logico 0,1 che sarà ovviamente codificato con un valore di tensione elettrica 0 volt, 5 volt, oppure 3,3 volt, oppure 1,5 volt, a seconda della tensione del circuito, e calcolano in uscita un valore logico codificato in tensione, nel caso del NOT, opposto. Quindi c'è una... Questi tipi di circuiti si chiamano porte logiche, no? Sono piccoli circuiti, piccole porzioni di circuiti integrati fatti di qualche decina di transistor, quindi quando diciamo che nel processore ci sono miliardi di transistor, questi miliardi di transistor sono realizzati a gruppetti di 10-15 e ciascun gruppetto realizza una porta logica. Queste porte logiche sono collegate tra di loro in modo da costruire delle funzioni booleane che hanno un senso aritmetico. E quindi, semplicemente, così come informazione, c'è la porta logica NOT, ho detto anche inverter, che calcola la funzione NOT, l'uscita è uguale al NOT dell'ingresso, questo pallino sta a ricordare la negazione, c'è la porta AND, che invece ha due ingressi, perché l'AND di due valori è un'uscita, e l'uscita elettrica ha un valore logico pari all'AND dei valori elettrici degli ingressi, e si disegna così, con una specie di D. C'è la porta logica OR, che invece si disegna con la pancia arrotondata di qua,
è la porta XOR che si disegna con una seconda linea davanti, ma questi sono solamente aspetti di grafici. No? Ciò che aggiungiamo, no? Vedendo questi disegni, è che in realtà dietro quello lì, che è solamente un simbolo, dentro, no? Nascosto c'è un circuito elettronico reale, realmente funzionante, che è alla base della progettazione dei circuiti integrati. Quindi questo è uno dei due ambiti nei quali si usa la logica booleana, nella progettazione dei circuiti elettronici digitali. È un campo che in questo corso non tocchiamo, ovviamente, perché noi non andiamo a progettare l'hardware del calcolatore, l'altro campo, invece, torniamo al nostro problemino, per riuscire a risolverlo in tempo, l'altro campo è quello della logica applicata alla programmazione. Allora, adesso io sono capace a esprimermi formalmente sul problema che avevo prima. Come faccio a dire, come faccio a combinare tra di loro questi confronti? Posso definire una funzione booleana che è vera o falsa combinando 6 variabili indipendenti booleane che mi rappresentano se A è maggiore di 0, se B è maggiore di 0, se C è maggiore di 0, se A è minore di 0, se B è minore di 0, se C è minore di 0. E le combino. Mi servono 6 variabili logiche o 6 valori logici diversi, non ne bastano 3, perché A minore di 0 non è l'inverso di A maggiore di 0, perché c'è l'uguale in mezzo che rompe le scatole. Ok? E come faccio a combinarle? Le combino se riesco a sapere come si scrivono gli operatori logici in C. Allora, nel linguaggio C è possibile, esistono degli operatori che implementano gli operatori logici booleani. E in particolare l'operatore AND si scrive così. È commerciale e commerciale. L'operatore OR si scrive così. Barra barra, la barra verticale, no? Abbiamo già visto la barra dritta, la barra rovescia, e adesso questa è la barra verticale. Si trova in alto a sinistra sulla tastiera. L'operatore NOT si scrive così. Punto esclamativo, variabile o valore o espressione. E basta, l'XOR non c'è, in realtà l'XOR sarebbe il diverso, ma non complichiamoci la vita. E questi sono operatori che possiamo mescolare, sono operatori che nel linguaggio sono supportati, mescolano, cioè calcolano valori logici a partire da valori logici. Quindi A e B a loro volta saranno dei confronti che hanno un valore vero o falso, oppure a loro volta delle sottoespressioni che contengono a loro volta operatori booleani, AND, OR, NOT. E si possono mescolare, annidare a piacere con le parentesi. Quindi nel nostro caso, il problema che avevamo di esprimere che A, B, C hanno lo stesso segno, in realtà si può scrivere dicendo che A è positivo, sono andato, che ci sono due casi. Il primo caso è che A sia positivo, B sia positivo e C sia positivo. Oppure che A sia negativo
e b sia negativo e c sia negativo. Scusate, ho messo le parentesi in modo non coerente, quindi la correggo. If, se a maggiore di 0, and b maggiore di 0, and c maggiore di 0, è un caso. Or a minore di 0, and b minore di 0, and c minore di 0, è un altro caso. Quindi se uno di questi due casi è vero, oppure se fossero tutti e due veri, questa cosa non può capitare, ma l'OR lo permette, allora è vera la condizione if e quindi andrò a stampare lo stesso segno. Quando è che l'OR è falso? L'OR è falso quando entrambe le parentesi, la prima e la seconda, sono entrambe false. Quindi non è vero che sono tutti e tre positivi, e non è vero neanche che sono tutti e tre negativi, e allora saranno misti. E allora in questo caso la condizione OR che combina queste due parentesi sarà falsa, perché erano false entrambe le parentesi, che mi permette di, mi farà andare il programma nel ramo else, e quindi stamperò che i segni sono diversi. Quindi in questo caso, anziché complicare la struttura del programma, ho una struttura del programma molto semplice e ho una condizione di scelta complessa. Condizione di scelta che costruisco combinando tra di loro varie informazioni, combinandole con gli operatori booleani. In questo caso il not non l'ho usato, mi è bastato combinare and e or. Nel dubbio mettete parentesi, abbondate con le parentesi, se non siete sicuri sulla precedenza, ma la precedenza è quella della moltiplicazione rispetto alla somma, quindi quelle parentesi in realtà sarebbero superflue, perché l'and viene calcolato prima dell'or, così come la moltiplicazione viene calcolata prima della somma. Ma per chiarezza è sempre meglio. E poi c'è questa parentesi, che è quella della if, che deve esserci sempre, tutta la condizione deve essere sempre chiusa tra una parentesi tonda. Io qui sono andato a capo, ma potrei anche non andare. Dove andare a capo, quando, eccetera, è una questione puramente estetica di ordine, così, è un altro modo di scriverlo. Quindi l'altra applicazione, quella più vicina a noi, della logica booleana, è quella di gestire nei nostri programmi condizioni complesse che derivano da più fattori mettendoli insieme. No? Chi ha già visto il laboratorio, c'è l'esercizio che parla dei triangoli, che dice: dimmi se un triangolo, che relazioni ci sono tra i lati del triangolo. È un esercizio alla fine sulla combinazione di vari confronti, il lato è maggiore della somma degli altri due, minore del, eccetera. I lati sono uguali, sono diversi, è un esercizio su queste cose. Quindi risolverlo in questo modo, risolverlo in quest'altro modo, sono due alternative, due approcci diversi. Non sono uno giusto e l'altro sbagliato, sono due modi diversi di affrontare la risoluzione. In questo esercizio, che è talmente semplice, sono quasi uguali. Esercizi più complicati, potrebbe essere preferibile un caso oppure l'altro, a seconda di quanto diversi sono questi vari sottocasi, operazioni da fare, ma poi si vede di caso in caso. Ecco, se vogliamo completare questo programma per vedere se funziona, lo possiamo fare abbastanza velocemente.
tutta questa parte la sposto qua. Ok. Vabbè, quindi la chiusura del programma, adesso ho fatto due rapidi test, dovrebbe essere giusto. Poi io sono più veloce perché posso fare copia e incolla rispetto a voi su carta. È questa. La versione, solo perché vi ritroviate quando poi scaricherete questo, la versione precedente l'ho messa in coda al file testo, no? Per non avere tutto lì commentato che non si capiva più nulla, l'ho spostata in questo file di testo che è comunque salvato insieme al progetto che potete guardare. L'ultima cosa che vi voglio dire nel restanti 5 minuti è... un'altra proprietà che a volte è utile dell'algebra booleana, che è il famoso teorema di De Morgan, che così è scritto in una forma quasi leggibile, ma vuol dire, guardate questa perché secondo me è più facile da comprendere, vuol dire data f, una qualunque funzione booleana, qualunque, che dipende da un certo insieme di variabili indipendenti e contiene gli operatori OR e AND, oltre che al NOT, ma non ci interessa in questo caso. Se voi prendete questa funzione e la negate, quindi prendete F negato, il risultato è lo stesso che se applicaste la funzione F ma se negaste individualmente ciascuna delle variabili e scambiaste di posto l'operatore AND con l'operatore OR. Facciamo un esempio. Noi avevamo scambiando l'OR con l'AND e viceversa.
Quindi riscrivo, A diventa A negato, OR diventa M, B diventa B negato, N diventa OR, C diventa C negato. Ovviamente devo mantenere la priorità delle operazioni, quindi anche se qui non ci fosse stata la parentesi perché non è necessaria, qua sotto la devo mettere. Allora, queste due cose sono uguali per quello che dimostra, poi se non vuole si dimostra sempre lo stesso metodo. A che cosa serve questa legge? Serve per togliersi dai piedi una negazione. Ci dice che è sempre possibile, tutte le volte che ho un not, fare dei passaggi in cui il not viene applicato solamente alle variabili indipendenti e non a sottoespressioni più grandi. Che è un modo per semplificare le espressioni booleane quando ci siano dei not e vogliamo togliersi dai piedi. Principalmente serve a questo. In alcuni casi, lo vedremo anche programmando, quando scriviamo delle condizioni contorte, questo caso risulta semplice nel programma, abbastanza lineare, però a volte viene più complessa, allora ci conviene ragionare a due passaggini simbolici con la logica booleana per scrivere, per riscrivere la nostra condizione complessa in una forma più semplice, più comprensibile, più facile poi da scrivere e da programmare. Quindi questo è. Tra l'altro dice che tutte le volte che ho il not di un OR è come fare l'AND dei due termini e viceversa, il not di un AND è come fare l'OR dei due termini che lega tra di loro l'operazione di AND e OR in modo simmetrico, per cui di fatto sono la stessa operazione, cioè basterebbe avere una sola delle due e l'altra si può ricavare facendo il NOR. Quindi è un teorema che tiene insieme i vari operatori booleani. Ok, oggi mi fermerei qua. Vi invito a provare la variante dell'esercizio e giovedì a cominciare a divertirvi in laboratorio.